Buonasera, ecco tornato il nostro appuntamento con l'informazione, l'informazione che riguarda la normativa che interessa alle nostre aziende e comunque alle imprese in generale e che riguarda l'emergenza coronavirus. Oggi abbiamo riattivato la task force di Confindustria Cuneo, lo abbiamo fatto perché il numero dei contagi sale e vogliamo essere in prima linea e affiancare le nostre aziende perché siano informate giorno per giorno delle novità normative. Oggi è un giorno particolare perché è stato pubblicato un importante DPCM e vi riassumiamo brevemente le novità. L'ingegner Cornioli. Grazie direttore. Allora, come già stato detto giustamente prima, oggi è stato pubblicato il DPCM del 13 ottobre 2020. Tale DPCM entra in sostituzione del DPCM del 7 agosto e sarà valido da domani, 14 ottobre, fino al 13 novembre 2020. Innanzitutto vi è da dire che viene confermata abbastanza l'impostazione di quelle che sono le misure, quindi l'obbligo di rimanere presso il proprio domicilio laddove si avesse una temperatura superiore ai 37 gradi e mezzo, oltre che il distanziamento e le altre misure. Dal punto di vista aziendale mi preme però sottolinearvi che avrete letto da tutti i giornali che uno degli elementi fondamentali di novità di questo decreto è il fatto che è stato previsto l'obbligo di portare con sé una mascherina in tutti i luoghi, specialmente nei luoghi chiusi. Questo vale, sì, però vengono fatti salvi i protocolli aziendali. Quindi in azienda è corretto andare e continuare a utilizzare il proprio protocollo aziendale. Così, e questo fatto è anche confermato dal fatto che gli stessi allegati del DPCM sono stati confermati, quindi sia il protocollo condiviso degli ambienti di lavoro, sia quello specifico dei cantieri, che l'altro specifico del settore trasporto. Colgo l'occasione anche per segnalarvi che ieri è uscita una circolare del Ministero della Salute che dà una definizione un po' più concreta dei termini di isolamento e quarantena. È importante perché anche qui, come avrete letto, riduce il tempo della quarantena da 14 giorni a 10 con l'esecuzione di un test molecolare. Questa, così come altre informative, sono disponibili nel dettaglio sul nostro sito, quindi vi invitiamo ad andare ad analizzarle per maggiori approfondimenti. Passerei quindi la parola alla mia collega, la dottoressa Biancarevello, per la parte da e per l'estero, quindi la parte molto importante per i trasporti. Grazie. Quindi dal punto di vista della sicurezza, che cosa cambia per le aziende? Per il momento nulla. Ci sono invece dei parecchi cambiamenti, parecchie novità per quanto riguarda i trasferimenti del personale da e per l'estero. Sì, colgo l'occasione per agganciarmi a quello che ha detto il mio collega Corniolo, in quanto sì, la quarantena sarebbe ridotta in base alla circolare, ma sul DPCM troviamo il mantenimento dell'isolamento fiduciario per 14 giorni per chi rientra dall'estero da determinati paesi. Le principali novità le abbiamo sugli articoli 4, 5 e 6, in particolare ancora sull'allegato 20, dove i paesi sono stati in parte modificati nel loro posizionamento. Di conseguenza è importante tenere presente che alcuni paesi, tra tutti la Romania, per la quale era impossibile poter rientrare e tornare senza l'applicazione dell'isolamento fiduciario, adesso rientra in un elenco di paesi nella lettera E per il quale comunque possono valere le esenzioni. Le esenzioni rimangono in vita, ma vi sono alcune modifiche, e soprattutto in tema di tampone, dove prima era prevista anche l'esenzione dell'obbligo di comunicazione, importantissimo invece con questo DPCM, l'obbligo di comunicazione si ha anche nel caso di esenzione dal tampone. Pertanto rimane fermo sempre il contenuto dell'articolo 5, comunicazione sia per quanto riguarda il momento dell'imbarco tramite il modello del Ministero degli Esteri, di cui appena esce la versione nuova vi daremo visibilità sul nostro sito, ma anche al Dipartimento Prevenzione, in quanto il modello presentato al Ministero degli Esteri non esime dalla comunicazione al Dipartimento Prevenzione, che adesso è obbligatoria sia per quanto riguarda il tampone anche in esenzione che per quanto riguarda l'isolamento fiduciario, ma quello era in sostanza come era prima. Quindi attenzione all'elenco dei paesi. Avete la possibilità di visualizzare queste modifiche sulle nostre circolari e quindi accedete sul sito e siamo a disposizione per eventuali chiarimenti, ovviamente in merito a paesi specifici che non sono presenti nell'elenco.
Quindi chiamateci se avete dei dubbi su specifici paesi, organizzeremo a brevissimo un webinar in cui riassumeremo tutte le principali novità in tema di trasferimenti. Perfetto, grazie. Ed ora una delle ultime novità che vi andiamo ad anticipare è quella che riguarda il concetto di isolamento e di quarantena, ma di questo parleremo domani con Stefania Bergia. Sì, ci sono stati degli chiarimenti dal punto di vista delle definizioni dal circolare del Ministero della Salute. L'INPS ha anche fornito attraverso un suo messaggio delle indicazioni sul trattamento dei lavoratori posti in quarantena o in isolamento a seconda delle differenti casistiche. Domani approfondiremo le modalità di utilizzo di queste coperture previdenziali e andremo a vedere come si devono muovere le aziende in questo ambito. Appuntamento domani, grazie a tutti.